Aumenta la pressione internazionale sulla leader birmana e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi per fermare le violenze contro la minoranza musulmana Rohingya in fuga verso il Bangladesh. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha insistito sul rischio che la crisi destabilizzi l'intera regione e ha chiesto l'adozione di uno statuto legale per i Rohingya. Riceviamo costantemente rapporti sulle violenze perpetrate dalle forze di sicurezza nel Myanmar, compresi attacchi indiscriminati. Questo non fa che esacerbare la situazione e spingere verso il radicalismo. Non si può più rinviare un piano per affrontare le cause di questa crisi. È di vitale importanza concedere ai musulmani dello Stato di Rakhine la cittadinanza o perlomeno un qualche tipo di statuto legale che gli consenta di condurre una vita normale. Le violenze nei confronti dei Rohingya sono riesplose lo scorso 25 agosto. Si calcola che da allora almeno 123.000 persone siano fuggite dal Myanmar verso il vicino Bangladesh, privo di mezzi necessari a gestire un esodo di massa. Gli attriti e le violenze tra la maggioranza buddista e la minoranza musulmana, costate la vita negli ultimi giorni ad almeno 400 persone, sono vecchie di decenni.